Il film non è molto duro, il film è anche ironico, il film ha tante è cose. anche duro, ma purtroppo la realtà è persino più dura. Io spesso sono stato costretto a lavorare in sopraffazione, perché certi racconti erano così terrificanti che sarebbe stato difficile metterli in scena così, rischiavano quasi di diventare falsi. Però il film cerca di umanizzare dei numeri, perché noi ci siamo abituati ormai da anni a sentire numeri, numeri di arrivi, numeri di persone morte, numeri di persone che si salvano, numeri. E il film cerca di raccontare che dietro questi numeri ci sono delle persone come noi, dei ragazzi come i nostri figli, che come eravamo noi, che hanno dei sogni, che inseguono dei sogni, che hanno il sogno di conoscere il mondo, di cercare delle opportunità migliori per poter poi magari aiutare anche la famiglia. Racconta anche che rispetto al passato, che conosciamo bene, essendo insomma, un paese di migranti, c'è oggi a complicare le cose anche l'aspetto legato, diciamo, alla globalizzazione, ai social media, quindi questi ragazzi spesso iniziano a vivere virtualmente nei nostri paesi, in Italia, in Inghilterra, in America, no? Attraverso i social, attraverso. E noi mandiamo delle immagini che fanno promesse, mandiamo delle immagini che fanno credere che qui sia tutto. Se è tutto facile, noi poi conosciamo quello che c'è dietro le quinte qua, loro no. E quindi inseguono anche spesso un sogno che è illusorio, che rende ancora più drammatico questa enorme tragedia. Però è umano, è comprensibile. Loro non capiscono per quale motivo dei loro coetanei possono venire liberamente in vacanza nei loro paesi e loro se vogliono muoversi devono rischiare la propria vita. E quindi il film parte da queste premesse, proprio da delle premesse legate a quelli che dovrebbero essere i diritti umani fondamentali, cioè il diritto a muoversi e a viaggiare. E abbiamo cercato di farlo, appunto, cercando di farlo insieme. Ecco, questo io ero molto preoccupato all'idea di fare un film che raccontava di una cultura che non era la mia. Ci ho messo 8 anni prima di prendere questa decisione. Poi alla fine ho capito che l'unico modo possibile era quello di farlo insieme a loro, e di ascoltare le loro storie, di documentarmi e di avere loro accanto in tutti i momenti della lavorazione, dalla fase della sceneggiatura alle riprese, al montaggio. E quindi spesso mi sono ritrovato a co-dirigere il film insieme a loro. Cioè, ci sono delle scene nel film che sono state quasi dirette da loro, nel senso che io mi sentivo il primo spettatore, nel senso. Loro rivivevano cose che avevano vissuto in passato, perché la maggior parte delle figurazioni che voi avete visto nel film, nel deserto, in Libia o in mare, sono persone che realmente avevano vissuto quell'odissea, che realmente avevano vissuto quell'avventura e ci tenevano a raccontarla. Sentivano che era per loro importante poter finalmente raccontare al mondo quello che vuol dire fare questo viaggio dal loro punto di vista. Quindi è un film che abbiamo fatto insieme. Io sono stato, sempre detto, una sorta di intermediario, diciamo, mi sono messo a servizio delle loro storie, dei loro racconti e ho cercato di fare del mio meglio per fare un film che fosse vero, sincero e che rispecchiasse il dramma che vivono queste persone.